qui con Elia Cirillo tra i protagonisti di un Fossano incredibile quest'oggi contro il Ciliverghe. Ti chiamavano Piovra dagli spalti. Cosa hai da dire in questo finale di gara? Una partita incredibile, siete in Serie D. Incredibile, un sogno. Veramente, sono al settimo cielo, uno spettacolo, lo stadio pieno e tutto, veramente bello. Non ho parole, guarda. So quando sono arrivato qua che ho dato sempre tutto quello che potevo dare per dare una mano, ma mi sono accorto subito che questo gruppo qua ce la poteva fare, perché le cose ce le avevamo da subito. Dovevamo solo sbloccarci, quindi ora questo qua è il culmine, veramente, siamo contentissimi. Oggi il coronamento di una stagione, come dicevamo, veramente molto bella. Ti chiedo, questa partita era più sentita delle altre? Sì, ovvio, perché era la finale, però comunque partite sentite ne abbiamo avute, soprattutto quella col Sandana in casa, quella là, per come ci hanno accolto. Tutte sono state sentite, ovvio, questa con un pubblico così è stato uno spettacolo, veramente. Sul futuro rimarrai a Fossano, sei già qualcosa? Sì, dobbiamo ancora incontrarci per parlare, ma io ho parlato già con chi di dovere, ho detto che a me avrebbe fatto piacere continuare qua, ovviamente, se troviamo l'accordo che dobbiamo trovare, assolutamente. Ultima cosa, hai qualcuno a cui dedicare questa vittoria? No, la vittoria la dedico a tutti, in primis ai miei genitori che vengono sempre, anche quando ero al sud Italia mi sono venuti a vedere e ci sono stati sempre, veramente, in questo anno e mezzo qua, veramente duro. Poi la dedico ai miei compagni che sono stati fenomenali, veramente dal primo all'ultimo, anche a chi non è stato convocato oggi, veramente ci hanno dato una mano sempre. E poi ai miei amici e ragazzi di Savona che sono venuti, vengono sempre numerosi a vedermi, quindi mi fa un piacere incredibile proprio. Grazie mille. Grazie a voi.